Amici bellini, vi faccio vedere al volo, sempre con il sistema che si può utilizzare, perché qua, no, pubblicità non se ne possono fare. Napoli bassa Unania 12-0, sono cose che non servono a niente, però dobbiamo parlare di certe cose perché io vado in frema, cominciamo. Io, questo è l'ingresso in campo a delle squadre. C'è il portieraccio, il portieraccio. Il primo gol. Va bene. Un ass di esterno. Poi vediamo Osimhen, buono questo. Questo è buono. Scavino è buono. Bravo Manolas, da solo, però bravo Manolas. Questo è buono, bravo Osimhen, secco. E qua. Ok, questi sono gol buoni per Osimhen, perché sono tutti diversi e importante. E questo di rapina, che devi stare sempre là. Bravo, bravo Victor, queste sono cose importanti, credetemi. Lui che vuole segnare sempre anche in allenamento è importante. Mamma mia, Bobotta! Che gran gol, Bobo, quasi da pallone fermo, quasi un calcio di punizione in movimento, mi esalto. Allora, amici miei belli, io mi sono sentito, allora, cioè, bene, abbiamo visto un pochino i gol, poi usciranno gli highlights su tutti i canali, eccetera, eccetera, ma io mi chiedo, no? Io sto guardando tutte le trasmissioni, trasmissioncelle, trasmissioncine, cioè apro, accendo la radio, tutti gli Instagram ufficiali così, ma è mai possibile? E lo chiedo con gentilezza, senza alzare i toni. Non sarebbe stata una buona operazione simpatia da parte della società nei confronti dei tifosi del Napoli farci vedere questa partita? Noi ci siamo sempre lamentati, ma il pappone! I tifosi che non mi piacciono, perché quel termine è bruttissimo. Ci fai pagare 10 euro per le amichevoli, eccetera, eccetera. Voi lo sapete che io TVB... vi siete iscritti al canale? A proposito, Gigi Mark, mi sono dimenticato, sono preso dalla partita. Benvenuto, iscrivetevi al canale, lasciate un like. Io li avrei spesi 10 euro perché ho bisogno di campo, perché non ce la faccio più a parlare del nulla e devo vedere i movimenti. Non avremmo potuto giudicare la fase difensiva, ovviamente, contro la bassa Unania, ma posso giudicare in che forma sta Bobotta, posso vedere la gamba di Malquit, posso capire se la linea, ripeto, la fase difensiva non va giudicata, però certi movimenti di un ass, vedere se un ass è acceso, perché a me un ass mi interessa sapere che sia sempre online, come chiede Spalletti, il rapporto tra Demme e Bobotta, Elmas come vice Insigne, a me tutte queste cose sono importantissime, non poco importanti. A me che mi fate vedere i gol contro la bassa Unania dopo non mi interessa. Era troppo importante farci vedere questa prima partita, perché Napoli-Verona è ancora Napoli-Verona e continueranno a chiedere Napoli-Verona. E allora io devo prendere Napoli-Verona e vi devo far vedere Napoli-Verona, ma non ho i diritti, quindi non posso farlo. Come funziona la storia dei diritti TV? Lo chiedo a voi nei commenti, se qualcuno ha notizie più chiare, perché per un periodo, per qualche ora, si è detto Sky si fa pagamento, eccetera, eccetera. Ora mi chiedo, e chiedo a voi se lo sapete, Sky ha fatto un'offerta che magari ADL ha rifiutato? Faccio un esempio, un'ipotesi. Sky, Napoli, ti do 500.000 euro perché non sa avere nessuno, perché tenete le magliette vecchie, perché i tifosi stanno parlando ancora di Napoli vero. Ascoltate, è l'ipotesi. 500.000 euro va bene e la mettiamo in Pay TV, perché comunque ci rimettiamo probabilmente, non se la compra nessuno a 10 euro, comunque qua quella che sia.
No, non va buono, no, no. Ci me ne devi dare 2 milioni. Ipotesi, non lo so. 2 milioni te la vedi solo tu. Benissimo. Quindi quando queste contrattazioni nessuno se le ha viste. Ma tu Napoli, ok? Lasciamo per queste sono ipotesi, non servono, sono fantasie mie. Ma tu Napoli, ma che cosa costava mettere un piedistallo, mettere un telefonino e far vedere quella sta partita su Insta, sul tuo Instagram, gratis per tutti? Sai quanti iscritti facevi? Non su Instagram, sul tuo YouTube, che non ha nemmeno una foto di copertina, il tuo YouTube ufficiale. Sai quanti iscritti facevi? E potevi anche mettere la cosa live, la chat è dedicata solo agli iscritti. E si iscrivevano tutti, anche per scrivere semplicemente Bobotta come sei dimagrito. Perché Bobotta è dimagrito. E magari la metà si disiscriveva subito dopo, perché io so come funziona YouTube. Però avevi guadagnato degli iscritti. Allora noi ci lamentiamo che il calcio è vecchio, che siamo vecchie. Vogliamo stare al passo? Vogliamo considerarli questi tifosi oppure no? Dobbiamo stare all'oscuro. Non si sente per radio, non si può guardare in diretta. E qualcuno poi manderà in questi minuti gli highlights e che hanno visto i gol con le pedagne di Macià. E che cam risolto? Che abbiamo risolto? Secondo voi ha senso? Secondo me no. Secondo me no. E lo dico con la morte nel cuore, perché basta. Basta. Queste sono tutte le cose che allontanano i tifosi. Se i tifosi stanno ancora parlando di Napoli-Verona, ci stiamo rendendo ridicoli. Falla un'operazione simpatia, avvicinati ai tifosi. Niente, non si può fare. Non si può fare, eh? Stai pensando alle magliette? Perché devi fare tutto tu. È quello il problema. Delega, comincia a delegare. Hai fatto ritornare delle persone nel Napoli. Bene, apprezzo tantissimo. È tornato Santoro, è tornato Cosinatti, è tornato... Benissimo. Comincia a delegare, presidente, perché tutto tu non lo puoi fare, è umanamente impossibile, che tu devi andare a vedere il tessuto, che tu devi trattare per il prezzo, che tu devi decidere il design, che tu devi accettare questo, la distribuzione, la produzione in Bangladesh, in Cina, in India, in Turchia. Non puoi fare tutto tu, e non ci venite a dire che noi stiamo bruciando le tappe, perché di solito una maglietta si fa in 12, in 18 mesi. Non è bruciare le tappe quando sei al 18 luglio e probabilmente le avrai per il 20 agosto. Non è bruciare le tappe, è essere estremamente in ritardo. E se la squadra avrà, come credo, le magliette pronte, basta che ne fanno una ventina, le posso fare anche io in un mese. Le magliette pronte, il tifoso quando le avrà le maglie? Deve comprarsi queste qua? Il tifoso del Napoli che è venuto a Di Maro, che è un tifoso incredibile perché rinuncia alle proprie vacanze per stare vicino alla squadra, si deve comprare queste magliette qua? O deve sperare di trovare, capito, da qualche parte questa maglietta con la toppa? No, e fatemi capire il tifoso come è rispettato, come è considerato. Non si può fare. Allora io volevo parlare di campo, la prima amichevole, poi dobbiamo vedere cosa succederà con la Pro Vercelli e poi ci sta il Bayern di Monaco. Vediamo di non fare figure di brutte internazionali, perché poi io leggo gli amici in America, il club Napoli USA, non solo quello, il club Napoli New York, ma il club Napoli USA, che andavano su Facebook. C'è uno che ha postato un pochino di partita in verticale, tremando, che tutti quanti, grande, grazie, anche se si vede male, grazie, perché noi abbiamo bisogno, stiamo male senza il Napoli, noi stiamo male senza il Napoli e abbiamo bisogno di vedere il Napoli, la squadra che corre in campo, il pallone che gira, gli errori, le cose buone, la maglietta vecchia non fa niente, ce la saremmo comprata facendo male, ce la saremmo comprata la cosa. E invece io ti sto dicendo, la postavi sul tuo YouTube a gratis e facevi marketing a gratis senza spendere una lira. Con il wifi del campo di Carciato, senza spendere una lira, avresti fatto subscribers. E invece no. Da New York Valerio Fluido è tutto, forza Napoli sempre, ottima prestazione di Osimhen, pare che Elmas si sia mosso bene, Bobotta mi sembra in gran forma almeno da quello che si dice, tutto il resto, il secondo tempo, sono entrate tutte le scartine, ha segnato Tutino, Zedadga, Maciac e ha segnato pure Petagna. Ah, Petagna non segna nemmeno con la bassa un'aunia. Noi dobbiamo poter dire queste cose perché noi siamo i tifosi del Napoli. Non va bene, non va bene. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000 e arriviamoci, si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella.
poi vi iscrivete al canale Telegram, e poi più, dai, dovete praticamente basta, fare basta, sei cringe, quante cose, tutte le cose belline. Io mi ricordo come mi chiamo.